Lite furibonda a Domenica Live. Tra gli ospiti del talk dedicato alla chirurgia estetica c'erano Antonella Mosetti, da un lato, e Carina Cascella dall'altro. Tra le due non corre buon sangue, visto che la Cascella, sempre nel programma domenicale, aveva in più occasioni attaccato duramente la figlia Asia Nuccetelli per gli interventi di chirurgia estetica. Dopo le prime schermaglie tra le due donne, le cui ruggini e i botta e risposta sui social hanno inevitabilmente portato subito allo scontro verbale, è esplosa inaspettatamente la lite tra la Mosetti e un altro ospite del salotto domenicale, il direttore di nuovo Riccardo Signoretti, che si è schierato dalla parte della Cascella. Tra i due sono volati stracci e si sono urlati insulti pesanti. Antonella, Asia è un caso emblematico. Virgola, sei tu un caso emblematico. Ma come ti permetti? Ma guardati tu e la tua vita. Ma guardati tu, sembri la donna gatto, sei più tirata della pelle di un tamburo. La mela non cade mai lontano dall'albero. A rosicone. Quanto vorresti essere me? Ho detto a tua figlia fenomeno da baraccone, e ci sei anche tu? Quelli come te rovinano la televisione. Non hai figli e non puoi parlare di mia figlia, devi avere modi e maniere per parlare di una ragazza di 20 anni. Non è bastato l'intervento della conduttrice per placare gli animi. Dopo la pubblicità, e probabilmente anche fuori onda, la D'Urso ha provato a farli riappacificare, ma la Mosetti e Signoretti si sono nuovamente scontrati pesantemente. A me donna gatto. Ma come ti permetti? A me che non c'ho niente di rifatto cicci. Virgola, io non ho detto baraccona, ho detto fenomeno da baraccone. Ma pensate che sei un uomo e sei pieno di botox. Dove? Tesoro, c'hai la pelle come il sedere di un bambino. Sei fissata che il botox lo vedi ovunque. Ah no, si vede lontano un miglio. Non ti si muove manco mezza parte. Sarò fortunato, che ti devo dire. Vogliamo parlare cosa ti si muoveva a te? Quello che ha detto Bettarini. Dopo questo ennesimo scambio pesante di insulti, la D'Urso ha interrotto la lite per evitare che degenerasse, ammesso che fosse possibile, ancora di più.